Dopo gli ultimi trionfali concerti negli stadi di mezza America, non ci sono più dubbi. Il nuovo simbolo musicale dei teenagers degli anni 80 è lui, Michael Jackson, il primo cantante nero a conquistare le vette delle classifiche internazionali. L'ex bambino prodigio che animava all'epoca dei Beatles il gruppo familiare dei Jackson 5, adesso è cresciuto, viaggia in Rolls Royce, vive in una specie di reggia Encino dalle parti di Hollywood e frequenta corteggiatissimo il bel mondo californiano dall'alto di un patrimonio personale che sfiora i 100 milioni di dollari. A impressionare è soprattutto l'incredibile rapidità del suo successo. Il primo long playing inciso come solista, Off the Wall, è della fine del 1979. A produrlo è Quincy Jones, che inventa per Michael, poco più che ventenne, una miscela di ritmi funky e rock di grande effetto sul pubblico. Nel disco non mancano comunque un paio di brani più lenti come I Can't Help It, scritto appositamente per lui da Stevie Wonder. La stampa e i media si impadroniscono subito di lui e lo impongono in breve tempo all'attenzione dello show business internazionale. Per promuovere l'album, Michael arriva in Europa e viene accolto in Inghilterra con gli onori riservati a una star di prima grandezza. Poi, tornato a casa, si mette al lavoro sul secondo long playing, Thriller, che viene lanciato sul mercato come strenna natalizia dell'82. Per avere successo, però, non basta più incidere un buon disco, occorre accoppiarlo a un video altrettanto efficace. Dopo mesi di progetti e incertezze, ecco l'idea vincente. Non un video come tanti altri, ma un vero e proprio mini film dell'orrore, diretto da John Landis, allievo di Spielberg e autore di film importanti come Un lupo mannaro americano a Londra e The Blues Brothers. Michael Jackson.
L'incoronazione a Superstar è fissata per la notte del 28 febbraio 1984, in occasione della consegna dei Grammys, gli Oscar della musica leggera. Michael Jackson si aggiudica una dopo l'altra la bellezza di 8 statuette, primo artista della storia a conquistare contemporaneamente il trofeo come miglior cantante pop e soul. Il mondo della musica nera e quello del rock, da questo momento, non sono più due universi separati. Michael Jackson, l'imperatore, li ha unificati sotto la bandiera vincente della sua musica.